Buongiorno da Piercarlo Lava. Siamo con Nuccio Dato, presidente della Fondazione Tra del Teatro di Alessandria, al quale chiediamo di dirci la sua versione sulla questione teatro alessandrino, che è ormai chiuso da tempo e che ha provocato gravissimi problemi e danni per quanto riguarda la cultura e anche i posti di lavoro. Ma partiamo dal fondo, perché mi sembra che la fine riveli poi anche i passaggi successivi. Allora, il fondo della vicenda è che nella giornata di martedì scorso, 25 giugno, l'assemblea dei soci superstiti della Fondazione Tra, cioè i comuni di Alessandria, Valenza e soprattutto la Regione Piemonte, hanno deliberato all'unanimità la messa in liquidazione della Fondazione che esisteva dal 2006. Questo è il punto d'arrivo. Come si è arrivati a questa situazione? Ci si è arrivati per gradi nel periodo intercorrente dall'autunno del 2010, dalla famosa chiusura dello stabile, della struttura per produzione di amianto il 3 ottobre 2010, fino ad oggi, per l'accumularsi di una serie di eventi negativi che hanno avuto in quel dato, diciamo, apparentemente il culmine e la causa, ma che in realtà sono più complessi. Certo, lei ritiene che questa vicenda sia stata gestita al meglio dall'attuale amministrazione o forse si poteva fare qualcosa di diverso anche per evitare la chiusura del teatro e favorire la riapertura, anzi, e quindi non penalizzare la città sotto il profilo della cultura e soprattutto per quanto riguarda i posti di lavoro? Ma diciamo che l'attuale amministrazione, sia per quanto riguarda l'amministrazione interna della Fondazione Tra, sia per quanto riguarda più in generale l'attuale amministrazione del Comune di Alessandria, si sono trovate entrambe di fronte a uno stato di cose pregresso, quello che abbiamo potuto constatare de visu circa un anno fa. Noi siamo stati insediati dall'Assemblea dei Soci il 30 luglio 2012, e dico sinceramente che se avessimo anche solo sospettato da lontano uno stato dei conti e delle carte di quel tipo, neanche il più masochista e responsabile di noi avrebbe accettato questo incarico. Sintetizzo proprio molto rapidamente, diciamo che in questo momento la Fondazione Tra è gravata nell'insieme da una situazione debitoria di circa 3 milioni di euro, parlo molto a braccio, e che per procedere alla riapertura della struttura, la cui bonifica si esaurirà nelle prossime settimane, ma che verrà riconsegnata priva di tendaggi, di poltrone, sono centinaia e centinaia di poltrone, e di impianto di riscaldamento, la sua riapertura a regime presupporrebbe la disponibilità più o meno della stessa somma di altri 3 milioni di euro. Ecco, ma tempo fa era uscita la notizia che si sarebbe poi cercato un partner privato, cioè diciamo una specie di finanza di progetto per cercare di ottenere la riapertura. Lei ritiene che questo potrà avvenire? Nella mia esperienza personale, io curiosamente a diverso titolo sono implicato in questa struttura più o meno in modo continuativo, se non proprio consecutivo, da 38 anni. Ne ho girate e ne ho visti girare di scrivanie, di studi, di possibili anche locupleti e molto locupleti partner privati. Non mi sento di pronunciarmi in merito, sento che il nuovo assessore alla cultura punta tutto sulla sinergia pubblico-privato, le faccio proprio dal profondo del cuore i miei auguri, ma non posso nascondere il fatto che potendo essere anagraficamente suo padre, se non suo nonno, i miei dubbi ce li ho. Ho capito. Quindi mi pare di capire che lei non ripone molta speranza nel fatto che gli alessandrini possano ritornare ad avere il proprio teatro e che la cultura in Alessandria non possa morire. Ma innanzitutto distinguerei per fortuna le due cose. Insomma, grazie a Dio la cultura va avanti da solo, e la mia personale opinione è che in linea generale meno soldi ci sono, più la cultura va avanti. Lo dico in un modo un po' estremo e paradossale. Al di là di quello, io posso solo dire che per quanto mi riguarda, dopo l'esperienza di questi 10 mesi indimenticabili, ritengo chiuso il discorso. Se mi sta chiedendo se prevedo in vita, anche se spero di campare ancora un buon numero di anni, se prevedo in vita di rivedere aperta e funzionante questa struttura, preferirei avvalermi la facoltà di non rispondere. Ecco, ma alla luce dell'evoluzione della situazione, se fosse stato lei nei posti di comando, se fosse stato lei al posto della giunta, dell'attuale giunta, cosa avrebbe fatto di diverso
per cercare in qualche modo di evitare di arrivare a questo punto? Ma innanzitutto vorrei chiarire che al di là dei miei problemi personali di rapporto e di comunicazione con questa giunta, che lo dico fuori dai denti, non sono stati felicissimi, il discorso, se si vuole investigare questa pagina, va riportato alla giunta precedente, perché l'Alessandrino, anche che si tiene mediamente ben informato, è convinto che il teatro abbia dovuto chiudere per la pioggia d'amianto provocata. Non è così, anche se non ci fosse stata quella disgraziata situazione, il teatro sarebbe stato costretto a chiudere nei mesi immediatamente successivi per uno stato di prolungata inadempienza in contanti di fondi stanziati da parte dei soci, in particolare da parte del Comune di Alessandria, perché il Comune di Alessandria dei 3 milioni mancanti di cui dicevo prima è titolare di circa 5 sesti o 4 quinti, una cosa di questo genere. Quindi seduti per terra lo siamo, ma lo saremmo, lo sarebbero stati durante la presente amministrazione anche senza la questione amianto. Tanto è vero che nei primi 7 mesi ancora in carica, 6 mesi e mezzo, l'amministrazione precedente di questa fondazione ha speso allegramente delle somme straordinarie che non solo non erano in bilancio di previsione non fatto, ma proprio materialmente non c'erano. Quindi praticamente ci parli di capire che lei giustamente affermi che la situazione attuale sia dovuta soprattutto alla precedente amministrazione e forse anche in parte anche a quelle precedenti, oppure no? Ma questo è un discorso ancora più complesso che va alla radice, perché io ho cominciato a occuparmi di queste cose nel 75, quando giovanissima matricola, assieme a Franco Ferrari, l'allora assessore di Livorsi, ci volle nella commissione teatro, che poi fu quella che partorì l'ATA. Io non ho ancora capito bene se gli alessandrini nel loro insieme sono, o meglio erano, ai bei tempi disposti ad accollarsi il funzionamento del teatro comunale, considerando che da che mondo è mondo, in qualunque parte d'Italia, d'Europa e del mondo, il disporre di un teatro di questa natura, di questo livello, è un costo. Questa è stata una polemica che ha intessuto la vita di questa struttura praticamente dall'apertura, ma che poteva sembrare una polemica anche un po' retrograda e dolorosa, mentre invece ripensata adesso era veramente l'età dell'oro, insomma, perché oggi un discorso del genere, nella situazione in cui siamo, non ha più nessun senso. Diciamo ad esempio solo questo, lasciando stare ogni polemica o il discorso sul deficit, il solo fatto di ripristinare in questa struttura l'impianto di riscaldamento, quando anche lo si potesse pagare in contanti, implica più o meno un anno di lavoro. Quindi nell'autunno del 2010, torno a dire, anche senza l'amianto, arrivo addirittura a dire anche senza il debito, il teatro non avrebbe potuto riaprire comunque, perché l'impianto di riscaldamento era stato completamente e allegramente disfatto. Bene, un'altra domanda. L'approccio degli alessandrini alla cultura, considerando la scarsa partecipazione a tantissimi eventi, come purtroppo i fatti hanno dimostrato in questi anni, nei confronti del teatro in questo particolare, negli anni, a suo avviso, com'è stato? Ma diciamo che fino questo teatro, tra tante sfortune che abbiamo già indicato, ha avuto una fortuna, cioè che nell'insieme tutte le amministrazioni, sia tecniche che politiche, che si sono succedute, almeno fino ai primi anni 2000, hanno mantenuto un'impostazione di fondo, diciamo quelle erano le stagioni miste, complesse, che andavano a cercare i vari livelli di pubblico, che nell'insieme aveva avuto da parte della cittadinanza una buona e progressiva accettazione. Poi magari c'è sempre il discorso più complesso dei rapporti nei confronti del territorio provinciale, subregionale, ma è un altro lusso che oggi come oggi non possiamo permetterci. Oggi la situazione è decisamente regredita, direi, all'anno zero, prima che si cominciasse. In tutti questi 2 anni e mezzo disgraziati non abbiamo assolutamente sentito la città e la cittadinanza vicino a questa problematica. Però, sinceramente, al di là della vecchia polemica sugli alessandrini indifferenti e distanti, io che per ragioni così le cose di cui mi occupo, giro abbastanza d'Italia vedendo cose, anche parlando in prima persona alla gente, non è che nelle altre città vedo la polizia che deve mettere transenne perché il pubblico si sgomita ad accedere alle manifestazioni. Quindi possiamo dire che è un problema tipico degli italiani in generale, quello di almeno una scarsa attenzione. Senza voler essere moralisti o mosche a cocchiere, almeno in questa fase direi che la gente probabilmente ha anche altro a cui pensare. Bisogna anche dire che i messaggi che sono arrivati dai precedenti governi, in particolare il governo di centrodestra,
ogni tanto affermavano che con la cultura non si mangia, non sono certo messaggi che invitano gli italiani ad essere più attenti, più vicini, più partecipi agli eventi culturali. Se ci mettiamo a parlare dei 20 anni dei governi di prevalenza centrodestra, questi 10 di un'intervista diventano 10 anni, preferisco non farlo. Certo, un'ultima domanda. Se avesse di fronte in questo momento il sindaco, quale richiesta gli farebbe? Una. Ormai sono fuori tempo massimo e non ho più il titolo di farlo, visto che fra qualche giorno sarò sostituito da un liquidatore. Se potessi tornare indietro di qualche settimana, con tutto l'affetto per questa ragazza che ho visto crescere, con cui siamo diventati consiglieri comunali insieme nel 90, quando lei era ancora presidente della bambina, le direi: Rita, li trovi un paio d'ore che ci mettiamo lì da soli e parliamo delle cose del teatro, magari anche con Nando Tripodi, con calma, tutti insieme, parlando solo di quello senza farti distrarre o disturbare, per carità, dalle mille grane che hai sulla testa. Mi sembra una domanda interessante, fatto che in questo momento i problemi che ha il sindaco Rita Rossa sono veramente tanti e in un certo aspetto prioritari, non che il teatro non sia importante, quindi capisco che sinceramente è difficile. Io in questi mesi, come dire, tutte le volte che ho voglia di piantare qualche grana, poi sono sempre stato buono pensando un momento, e se fossi tu al posto del sindaco, dell'assessore X o dell'assessore Y, cosa saresti capace di fare? Mi sono zittito subito. Perfetto, la ringraziamo di questa disponibilità e tanti auguri.